Grazie Presidente. Colleghi, io annuncio fin d'ora il voto contrario del Movimento 5 Stelle rispetto alla relazione di giunta che vuole negare l'autorizzazione al sequestro. Oggi infatti discutiamo se la Camera debba autorizzare o meno il sequestro di corrispondenza riguardanti i deputati Bonifazi, Boschi e Lotti. La domanda di sequestro formulata dal GUP del Tribunale di Firenze trae origine da un procedimento penale proprio presso il Tribunale di Firenze nei confronti dell'onorevole Boschi, accusata di finanziamento illecito al partito, nei confronti dell'onorevole Lotti, accusato di corruzione e di finanziamento illecito al partito, mentre invece l'onorevole Bonifazi non risulta indagato. Bisogna chiarire subito che il provvedimento di sequestro risale al 2019. E non è stato eseguito nei confronti dei tre parlamentari che io ho citato, ma nei confronti di un soggetto terzo non parlamentare che faceva parte della Fondazione Open. Ebbene, il nucleo fondamentale di questa vicenda consiste nel verificare se i messaggi di testo che sono stati inviati tramite WhatsApp, le mail o anche le immagini che sono contenute e sono state inviate per messaggio e contenute all'interno del cellulare sequestrato a questa terza persona e scambiate tra il terzo non parlamentare e i deputati siano da qualificarsi o meno come corrispondenza. E questo è un punto qualificante. È rilevante perché la Procura di Firenze ha in un primo tempo acquisito direttamente questi messaggi e queste mail perché sulla scorta della giurisprudenza consolidata in materia queste mail e questi messaggi erano qualificati come semplici documenti e quindi la relativa acquisizione non soggiaceva alle regole stabilite per la corrispondenza e neanche alle regole stabilite per le intercettazioni. Si tratta di una giurisprudenza granitica e copiosa della Corte di Cassazione, anche recentemente confermata. Penso per esempio alla sentenza 39.522 del 2022, con la quale si afferma che in tema di mezzi di prova i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del Codice di procedura penale, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera produzione cartacea o fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza che invece è disciplinata dall'articolo 254 del Codice di procedura penale. E nello stesso tempo ci sono altre sentenze della Corte di Cassazione del 2019 e da ultimo la sentenza del 21 settembre del 2023. Dunque, in base a questa consolidata giurisprudenza, i messaggi WhatsApp, le mail, erano considerati come documenti e dunque la Procura di Firenze acquisisce, senza chiedere autorizzazione alla Giunta e alla Camera di appartenenza, i messaggi WhatsApp e le mail che riguardano i tre parlamentari. Questa appunto è l'impostazione seguita dalla Procura. Cosa succede però? Dopo il sequestro interviene la sentenza della Corte Costituzionale, la 170 del 2023, che muta completamente un consolidato indirizzo giurisprudenziale e ritiene che i messaggi WhatsApp e i messaggi di testo contenuti nelle mail costituiscano corrispondenza e quindi sia necessario procedere all'autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza dei parlamentari ex articolo 4 della legge 140 del 2003, che è appunto la legge che disciplina le prerogative dei parlamentari. Questo è il dato di fatto. Quindi, sulla scorta del nuovo arresto giurisprudenziale della Consulta, la Procura di Firenze che fa? Dopo la sentenza della Consulta, per conformarsi ai principi indicati dalla sentenza della Consulta, invia alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione al sequestro ex articolo 4 di quei messaggi e di quelle mail che erano stati oggetto del sequestro disposto nei confronti del cellulare di un terzo nel 2019. Ebbene, mi chiedo, Presidente, del resto, visto che la Procura di Firenze nel 2019 ha legittimamente acquisito, in base a quelle che erano le norme e la giurisprudenza in atto nel 2019, quei messaggi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che invece ribalta totalmente la disciplina e la qualificazione di questi messaggi, che cosa avrebbe dovuto fare?
avrebbe dovuto rinunciare ad utilizzare come mezzo di prova un sequestro, ripeto, effettuato nel 2019 in base a una normativa e a una giurisprudenza consolidata assolutamente legittime? Avrebbe dovuto privarsi di prove che potrebbero essere a carico o a discarico e tra l'altro che, ripeto, involgono non soltanto i parlamentari, ma involgono anche terze persone che non, diciamo, non godono delle guarentigie dei parlamentari. E, tra l'altro, a seguito della sentenza della Consulta, il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto fare altro che chiedere a noi l'autorizzazione preventiva, perché è vincolato a questa autorizzazione da un obbligo di legge. E proprio per aderire a questo obbligo di legge, il GUP di Firenze manda alla Giunta della Camera dei Deputati la richiesta all'autorizzazione del sequestro, mandando una serie di indici. Noi non possiamo leggere i messaggi proprio in aderenza, e non li abbiamo potuti leggere proprio in aderenza ai principi della Corte Costituzionale, ma quello che è stato inviato a noi correttamente è una serie di indici. Dal punto di vista tecnico, Presidente, noi siamo per autorizzare questo sequestro e, tra l'altro, ripeto, il negare questo sequestro vuol dire anche inammissibilmente estendere a dei terzi non parlamentari la decisione della Camera, perché questi messaggi non potranno essere estratti e non potranno essere utilizzati non soltanto contro o a favore dell'onorevole Boschi, dell'onorevole Lotti e dell'onorevole Bonifazi, ma non potranno essere neanche utilizzati contro o a favore di tutti gli altri terzi indagati che sono al centro di questo procedimento. Tra l'altro, Presidente, questa è la parte tecnica. Ma questa questione involge necessariamente anche delle considerazioni politiche, perché prima di intervenire oggi in quest'Aula io sono andata a rileggere le dichiarazioni che nel 2022 rese proprio il senatore Renzi in Senato, quando venne deciso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativamente a questo sequestro, da cui poi è discesa la sentenza della Corte Costituzionale che richiamavo. Ebbene, il senatore Renzi, nella sua legittima disquisizione, disse che quello di cui si parlava in quella sede, quindi quello di cui si parla anche oggi, in realtà era una questione di dignità della politica e di rapporti tra politica e magistratura. E allora, se si tratta di dignità della politica, Presidente, permettetemi di portare il nostro punto di vista su quello che per noi significa dignità della politica e su quello che per noi dovrebbe essere il ruolo della vera politica, al cui centro deve essere tenuto come cardine la moralità e la dignità, ma soprattutto l'etica della politica. Ebbene, purtroppo io intorno a questa vicenda, ma in realtà intorno a tante altre vicende che hanno purtroppo interessato anche esponenti di questo governo, e dico purtroppo perché poi è una macchia che si estende a tutto il Paese e a tutte le istituzioni, non vedo nulla di etica e nulla di dignità, ma vedo solo il tentativo di questo governo e di questa maggioranza di banalizzare o peggio ancora di normalizzare delle situazioni che normali non sono. Penso alla vicenda che ha coinvolto il ministro Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato. Penso alla vicenda che ha coinvolto il sottosegretario di Stato alla Cultura, l'onorevole Sgarbi, che è accusato di furto di beni culturali. E penso purtroppo a tante altre vicende che hanno incrinato e che incrinano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Con questa ulteriore decisione che questa Camera si accinge a votare, con il nostro voto assolutamente contrario, state mettendo in atto nuovamente una posizione di arroganza. Ebbene, sappiate che i cittadini tutto dimenticano e tutto perdonano, ma non l'arroganza del potere, non il fatto che voi comandate invece di governare per il bene comune dei cittadini.
E proprio a questo proposito, se voglio e spero di essere smentita con un atto concreto, e cioè accanto alla legge spazza corrotti che finalmente ha portato un po' di trasparenza nelle fondazioni a cui aderiscono esponenti politici, vorrei che questo governo e questa maggioranza ci smentissero con un fatto concreto, e cioè finalmente con l'approvazione di quella legge sul conflitto di interessi che porta la firma del nostro Presidente Conte. Questo è uno dei modi che però purtroppo questa maggioranza non coglierà per dare davvero dignità alla politica. Per tutti questi motivi annuncio convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla relazione della Giunta. Grazie. La ringrazio.